Ciao a tutti, sono Giulia, sono una dei tutor della scuola superiore. La scuola superiore è un percorso di eccellenza che segue anche i percorsi di studio universitari offerti da Hollywood. Vi si accede superando un test di ammissione che si tiene a settembre e una volta quindi diventati studenti della scuola superiore si ha diritto a tutta una serie di benefici, in primo luogo di natura economica, infatti noi studenti della SUPE abbiamo diritto a vitto e alloggio gratuiti per tutta la durata degli studi e esonero totale dalle tasse universitarie. Oltre a tutto questo, quindi oltre ai vantaggi di natura economica, il maggior vantaggio che la scuola può offrirvi è un vantaggio di tipo formativo. Infatti ci viene richiesto di approfondire il nostro percorso di studio con dei corsi integrativi sia di natura disciplinare che di carattere interdisciplinare e inoltre fin dal primo anno veniamo seguiti nel nostro percorso di studi da un docente che ci funge da tutore e ci dà una mano in tutto il nostro percorso di studi. Oltre a questo, quello che a mio parere è uno dei vantaggi più grandi che la scuola superiore può offrirvi è quello della comunità. Infatti noi siamo una comunità di allievi che vive insieme, studiamo le cose più diverse, c'è chi fa matematica, c'è chi fa lettere, chi fa ingegneria, chi scienze della formazione, davvero di tutto e di più, e viviamo proprio insieme. Questo è bello perché si viene a creare proprio questa comunità in cui davvero è bello scambiarsi pareri, opinioni e si può approfondire qualcosa di diverso e ampliare la propria mente. Io in questo momento mi trovo in aula comune, che è una delle aule principali in cui noi ci ritroviamo per studiare insieme, ma anche per divertirci, magari facciamo delle feste, guardiamo insieme la televisione, giochiamo a calcetto, come potete vedere, quindi davvero una comunità viva di studenti vivi. E detto tutto questo, chiaramente siamo degli studenti di eccellenza, quindi ci viene anche richiesto di mantenere certi standard. Questi standard implicano mantenere la media almeno del 27 e rifiutare voti inferiori al 24, oltre a ovviamente fare tutti gli esami previsti per il proprio corso di laurea entro la scadenza dell'anno accademico. Oltre a tutto questo, ci viene richiesto, come dicevo prima, di frequentare dei corsi di approfondimento sia di natura disciplinare che interdisciplinare e di scrivere ogni anno due tesine. Queste tesine però sono davvero una grande opportunità per voi perché vi danno l'occasione di approfondire degli argomenti che a voi interessano, che magari all'università non vengono toccati, e questo vi sarà sicuramente d'aiuto poi anche per la stesura della tesi di laurea. La scuola superiore quindi davvero vi darà una marcia in più anche per il vostro futuro, sia che vogliate andare poi a lavorare, sia che vogliate lanciarvi nel mondo della ricerca. Quindi vi consiglio davvero di prendere in considerazione questa idea, di provarci. Provate il test di ammissione perché se dovesse andare male non succede niente, se va bene davvero ci avete guadagnato tantissimo. E se avete ulteriori dubbi, domande e volete approfondire, potete cercare il nostro sito internet, quindi Scuola Superiore Uniud, oppure potete seguirci sulla nostra pagina Instagram o Facebook. Dovreste trovarci, insomma, vi aspettiamo davvero, in bocca al lupo per tutto.